C'è Tommaso Cerno con noi. Buongiorno Tommaso, Buongiorno. eccolo grandissimo. Luca. Tommaso Cerno, giornalista dell'Espresso, l'unico che ci può spiegare, uno, da cosa nascono nel profondo del suo nord, nel cuore del suo Veneto, queste anti-indipendentiste, due, quanta credibilità e consenso possono raccogliere, tre, che cosa accade domani dopo questi arresti. Ma intanto bisogna dire che questo fenomeno ultimo di indipendentismo veneto è un po' meticcio, nel senso che mescola a una sorta di fascino autonomista, separatista, storico, che puoi far risalire all'indipendenza della Repubblica Serenissima, a quella che è semplicemente una protesta fiscale esasperata. L'autonomismo profondo, anche quello storico veneto, è di matrice laica, è di matrice catalana, non è di matrice fiscale, e quindi in questo caso tu hai dei personaggi che hanno una cultura venetista improbabile e che trasformano quello che è un movimento latente, sotterraneo, profondo, che contamina anche gli elettori dei partiti tradizionali nel nord-est, con quella che è l'esasperazione per un paese che ti chiede più di quello che ti dà. Quindi non va preso come un risveglio del fenomeno separatista, come storicamente lo si intende. Dopodiché, che quanto credibilità ha? Allora, il problema del separatismo al nord funziona come una fisarmonica, cioè cresce improvvisamente nell'animo dell'elettore la voglia di distinguersi da quella che è lo schema politico tradizionale, sempre in corrispondenza a una proposta dei partiti politici, come dire, che viene ritenuta inefficace o contaminata da un certo qualunquismo che la politica italiana in questo momento mostra in forma molto alta. Mi spiego. Tu hai, bisognerebbe capire, ricordarsi che cosa successe in Scozia nel 1944 per capire come funzionano questi fenomeni sul piano elettorale. Durante la Seconda Guerra Mondiale in Scozia, quindi nella patria di un certo autonomismo profondo e storico, succede che muoiono due deputati scozzesi e che quindi bisogna andare a fare le elezioni, ma siccome c'era la guerra, si decide di fare un candidato unico che mette insieme tutti i partiti, laburisti, conservatori e addirittura il Partito Nazionalista Scozzese. Quindi si mettono questi due candidati. La parte minoritaria del Partito Nazionalista Scozzese, che non contava più dell'1% degli elettori, decide per autonomia, per separatismo, di candidare un altro. In quel momento, quando tutti i partiti sembravano uguali, quando la guerra cancellava ogni distinzione, quel candidato minoritario vince col 90%. Un anno dopo finisce la guerra, tornano le elezioni normali e quello stesso candidato torna a prendere l'1%. Questo per dire cosa? Che il demone autonomista, separatista, vive latente in tutti gli elettori di quelle aree, ma si risveglia quando manca una proposta concreta, politica, normale, che può far sì che io decida di essere di destra o di sinistra. In quel momento è fortissimo, quindi se le elezioni vanno a corrispondere a una percezione, diciamo, di assenza di progetto politico distinto tra i due poli, è probabile che quel fenomeno abbia un riscontro elettorale. Se invece tu andrai a votare in un momento in cui ci sarà un progetto alternativo, in cui Renzi proporrà qualcosa di credibile, in cui la destra sembrerà alternativa, questo tipo di movimento è destinato a tornare a percentuali minime, quindi 1-2%, quello che normalmente rappresenta. In Veneto tieni conto che sono ormai 10 anni, 12, che la Lega interpreta quasi totalmente questo fenomeno e che oggi la crisi della Lega ti pone il problema di come l'elettore leghista, che non era un separatista, ma era un filo governativo, perché in Veneto hanno governato prima la regione in allineamento col governo, deciderà di comportarsi rispetto all'offerta politica, cioè se Perché la crederà Lega, all'alternativa romana o crederà all'alternativa veneta. se come tu racconti e come spiega anche la storia, la carta d'identità di alcuni di loro, questo movimento era concorrenziale e più estremo della Lega, prendiamo la faccia di Rocchetta, no? Ex segretario regionale, capo della Ladura, rivale di Bossi, ecco. Se le storie sono queste, perché la Lega li difende? Ha veramente paura di perdere i consensi?
È caduto Tommaso Cerno, è la domanda. Le domande davvero difficili, ma ora lo recuperiamo al volo. Paura di perdere i consensi. Intanto Eleonora sta approntando un altro collegamento molto interessante con uno dei protagonisti della Lega, che ogni volta che parla fa sempre discutere, e magari potremo anche con lui tra poco analizzare quello che sta succedendo. E mentre recuperiamo Tommaso Cerno, vado a leggerti anche qualche altro titolo, Luca, per esempio quello di Libero: Italia da matti, clandestini liberi, veneti in galera. Questo è il titolo del giornale diretto da Maurizio Belpietro. Abbiamo recuperato Tommaso Cerno. Tommaso, vedi, è il digital divide, no? Sì, fai un separatismo, sì, tecnologico. Luca, non so se Tommaso... Ti stavo chiedendo, ecco, perché la Lega li difende così strenuamente se si tratta di concorrenti elettorali e politici? Perché la Lega ha un problema di identità quasi più grave di quello che hanno loro, nel senso che è un partito che nasce con istanze federaliste, separatiste, soprattutto in regioni come il Veneto. Si mescola dalla sua origine ai movimenti autonomisti, diciamo proto-leghisti, poi diventa un partito filogovernativo, governativo, un partito di potere, quindi viene votato dalle masse come si votava la Democrazia Cristiana, e oggi in questo crollo di consenso va a ricercare l'origine naturale della distinzione da Roma che ne aveva fatto la fortuna, secondo me sbagliando, nel senso che la Lega oggi non può più presentarsi in Veneto come il partito diverso. Abbiamo avuto 4 giunte regionali consecutive allineate al governo di centrodestra, prima governate da Forza Italia, poi dalla Lega. Presentarsi come alternativa a se stessi politicamente è un errore, ma è l'unica strada, nel senso che la Lega si è trovata improvvisamente risvegliata senza il suo popolo, un popolo che discendeva al Po e che adesso non discende più nulla, e che in qualche modo vota in buona parte il Movimento 5 Stelle, non tanto per la rabbia contro lo Stato che anche la Lega manifesta, sebbene in maniera meno credibile, ma perché in fondo Beppe Grillo ha creato il Movimento Indipendentista 2.0, dove ognuno è stato di se stesso, dove non c'è più bisogno di avere un confine geografico per sentirsi liberi da Roma, perché tu, interpretando l'istanza di un movimento contro, sei il tuo Stato, in qualche modo è la versione moderna, globale, di quel separatismo di protesta fiscale di cui parlavamo prima, che c'entra poco invece con l'autonomismo storico che rivendica ragioni di indipendenza antica, culturale, linguistica, e su cui si potrebbe discutere per settimane. L'altra domanda che ti faccio, scusami, è quanto consenso avverti il referendum che avevano messo in scena dichiarando 2,5 milioni di voti? Era in parte taroccato. Quanto senza dubbio possibile consenso senti? È no, un io credo che, credo che in questo momento loro abbiano una visibilità mediatica che è almeno 100 volte superiore a quello che è il loro consenso elettorale, perché non si vede in questo momento in cui l'Italia sta cercando di uscire da questa famosa palude, e non si sente nel Veneto ancora presente quel fantasma autonomista della Scozia di cui parlavamo prima, nel senso che piace più a Roma questo indipendentismo, anche pur in chiave critica o di denuncia, di quanto piaccia all'elettore veneto, il quale invece si sta interrogando su una questione più complessa, e cioè se ciò che propone oggi il centrosinistra come alternativa all'uscita da una seconda repubblica che ha penalizzato soprattutto negli ultimi anni quel nord-est che era rimasto ricco per molto, costituisce o no un elemento credibile. Questa è la domanda di fondo che si sta ponendo l'elettore che ha votato Berlusconi e Lega in Veneto in massa per molti anni. L'indipendentismo è un modo per cercare di fregare qualche voto a chi già interpreta quella rabbia, e non lo trovo assolutamente corrispondente al senso politico di quello che sta avvenendo da Venezia a Verona, a Vicenza e anche nella provincia più chiusa. È incredibile questo sentimento di crisi che descrivi, c'è un vuoto di potere enorme, ma complesso solo la destra o anche settori, diciamo, di persone che hanno votato Grillo? Ma ecco, Grillo secondo me sta facendo molto bene il suo lavoro, nel senso che tutto quello che noi avevamo interpretato con la chiave, col dizionario della politica tradizionale, cioè Orellana o gli altri cacciati o comunque usciti dal movimento come dei grandi geni e statisti politici, mentre trattavamo Scilipoti
come un poveraccio soltanto perché all'epoca sosteneva Berlusconi e non un governo più affine a quello che è il senso comune italiano, è un errore. Grillo sta continuando a raccogliere quella rabbia, sta continuando a seguire la strada della distinzione assoluta e totale su ogni cosa che possa contaminare l'origine del suo movimento, vuole e addirittura è diventato lui il custode di alcune istanze, come dire, costituzionali e di pratiche di Stato come il bipolarismo. Renzi, più avanti di lui, vuole invece demolire per dare l'impressione al paese che qualcosa succede indipendentemente da cosa, che è un po' lo spirito che l'Italia ha detto, purché si faccia, no? Forse alla lunga può essere un errore, ma adesso è la chiave di lettura. Non sta perdendo affatto voti, anzi li sta probabilmente aumentando, e l'europeo ci stupirà di nuovo e tutti noi resteremo con la bocca aperta dicendo ma allora ha ragione lui. Quindi pensi che Grillo andrà avanti? Andrà avanti e crescerà ancora, e tra l'altro il voto europeo, nel quale lo spirito che tu metti nell'urna è diverso dal voto nazionale, perché tu senti di mandare i tuoi eroi a fare qualcosa nel luogo che odi, che è Strasburgo, può favorire più Grillo che il PD, il quale comunque deve mantenere un minimo di compostezza istituzionale avendo candidato un tedesco alla Commissione europea, per quanto un tedesco diverso da Angela Merkel, un tedesco del Partito Socialista e tutto quello che vogliamo, ma questi sono distinguo per intenditori. Renzi non può dire quello che dirà Grillo nelle prossime settimane, che è qualcosa che gli italiani sentono proprio. Io ho una curiosità per Tommaso, Luca. Sì. No, comprendiamo magari no, vai tu, ma comprendiamo magari tutti. No, vai. Volevo chiedere a Tommaso, secondo te, posso darti del tu intanto, certo. L'Italia rischia in qualche modo una sorta di balcanizzazione in futuro? Cioè, adesso sì, stiamo scherzando fino a questo momento con trattori che diventano carri armati giocattolo, piuttosto che referendum, che sì, sono uno scherzo anche quelli perché non valgono niente, ma si rischia da qualche parte una guerra civile in futuro? No, secondo me l'Italia rischia una ripolarizzazione, cioè se il vuoto creato dallo spegnimento lento di Berlusconi, che non finisce per le condanne, ma finisce per l'esaurimento della carica politica di un progetto durato 20 anni, è ormai finito, crea l'ipotesi di una destra-sinistra parlamentarizzata guidata da un partito socialista e di un'opposizione antisistema che ruota intorno al sole Grillo e ai suoi satelliti. E questo fa sì che la disperazione di alcuni gruppi che in qualche modo sono minoritari ma credono di essere i maggiori interpreti di una rabbia diffusa, nel momento in cui i media gli pongono la telecamera davanti si moltiplicano come i pesci e i pani, poi spariscono, così come è stato per i forconi, così com'è per questi indipendentisti, lasciando invece attorno a quel blocco di dissenso l'ipotesi di costruire l'unica alternativa, l'unica opposizione di questa fantomatica terza repubblica che durerà molto meno della seconda, ma che potrebbe essere connotata da questo, un renzismo, come dire, accarezzato anche da destra, e un'opposizione grillina e di satelliti del grillismo, ripolarizzando il paese non più tra destra e sinistra, ma tra europeismo democratico, se vogliamo anche un po' populista a suo modo, e un populismo che si cerca invece di democraticizzare per far diventare grande questo bambino piangente che è la Repubblica Italiana di oggi. Okay, quindi... E che giudizio dai di Renzi e della sua strategia di attacco, di promesse e di grandi riforme prospettate? Ma credo che Renzi abbia fatto l'unica cosa che poteva, cioè toccare quel stomaco italiano che, al di là di come la pensasse tra destra, sinistra, prima e seconda repubblica, aveva la netta sensazione che da almeno 10 anni la politica non facesse nulla per incapacità o per non volontà. Quindi ha scelto la strada del fare tanto prima possibile, anche se non proprio bene. La strada del famoso proverbio, il meglio è nemico del bene. E questa è una strada che paga. Paga Renzi in questo momento, sia in termini di consenso che di credibilità. Gli italiani sono disposti a dire peggio di loro è impossibile, almeno questo fa, magari non è la cosa migliore possibile, ma almeno si fa. E quindi fino a quando l'onda resterà questa, Renzi ha interpretato il ruolo giusto, tant'è vero che pur dicendo e facendo le stesse cose che Letta aveva detto e tentato di fare, sembra di aver acceso la televisione a colori, no? Dove tu vedi lo stesso programma ma ti sembra diverso e non capisci perché.
Vero. E non capisci perché, ed è proprio l'avvento del colore, che non ha migliorato necessariamente la televisione, ma certamente l'ha diffusa, l'ha resa più amata, l'ha resa più familiare, più popolare. E quindi Renzi è su questa strada, a un certo punto dovrà anche concretizzare riforme interiori, no, del suo programma politico, che abbiano poi sul paese un riverbero, ma questo è un passo che può ancora attendere, perché l'urgenza è tale che il paziente non va ancora medicato con cura, va salvato con impatto, con brutalità, anche rischiando un'amputazione, anche rischiando qualche cosa di brutto ma di necessario. Bene, ringraziamo Tommaso Cerno, caro Luca. Grazie a voi. Grazie Tommaso. Grazie Tommaso Cerno dell'Espresso, grazie mille. Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale.